Ciao, benvenuti a un altro episodio di Weird Stories. In questa puntata parleremo del 1978, quando gli UFO, forse, invasero il Mar Adriatico e l'Abruzzo. Era il 1978 quando il Triangolo dell'Adriatico, una zona triangolare di mare tra Ancona, Gran Sasso e Pescara, fece parlare di sé, diciamo, in tutto il mondo. In quel triangolo di mare accaddero parecchi eventi, in qualche caso grazie anche all'esagerazione e alla fantasia, ma in altri casi eventi proprio difficilmente spiegabili. Dalle acque del mare, come raccontavano gli stessi pescatori, venivano fuori colonne d'acqua dal diametro di una decina di metri. Il mare ribolliva in alcuni tratti, in particolar modo a nord di Martin Sicuro, e ci furono segnalazioni di corpi luminosi tra le onde. I marinai parlavano di bussole impazzite, di nebbie improvvise, di radar di bordo che localizzavano oggetti sconosciuti. Si raccontavano di rumori, esplosioni di luci, tutti eventi improvvisi. Inoltre misteriose e improvvise correnti che facevano perdere la rotta ai pescherecci. Nella notte tra il 14 e il 15 di ottobre del 1978 si consumò una tragedia in mare al largo di San Benedetto del Tronto, quando perirono nel naufragio del loro peschereccio i due fratelli di Martin Sicuro. Una morte strana, troppo strana, a detta degli altri marittimi. Ci furono decine e decine di avvistamenti tra l'Adriatico e il Gran Sasso, da Pescara fino a Martin Sicuro. Addirittura pare si sia manifestata un'onda anomala che avanzò fino all'arenile di Pescara, mettendo in fuga i turisti, mentre luci arancioni comparivano sul Gran Sasso e un oggetto non identificato paralizzò una centrale elettrica a Pietracamela. Suggestione collettiva, esagerazione, semplice coincidenza? Ma le capitanerie di porto, ad esempio, perlustrarono più volte il tratto dell'Adriatico interessato dai presunti avvistamenti. Il fenomeno UFO in Abruzzo richiamò TV e giornalisti da mezzo mondo. Giunsero anche squadre di scienziati che in qualche caso studiarono quindi a fondo ciò che accadeva o veniva raccontato da esterrefatti testimoni. Le conclusioni furono variegate, poi il silenzio, per altri il negazionismo, per altri ancora bolle di gas, e secondo alcuni ufologi invece esisterebbe una specie di rotta degli UFO in quel tempo del 1978. Ci fu anche una storica diretta da parte della RAI con Emilio Fede, che da Pescara raccontò, diciamo, la situazione e l'evento. Oltre a questo ci sono una serie di considerazioni. Il 7 novembre del 1978 ci fu l'avvistamento di Pallanza, un pescatore di San Benedetto, il quale di notte, mentre pescava con il suo natante, ebbe a vedere una luce rossa, un globo luminoso che stazionava in mare alla destra della plancia a circa 700-800 metri da dove era il suo natante. Era di una brillantezza che dava fastidio alla vista. Seguì la barca per diverso tempo. Ad un certo punto il pescatore invertì la rotta per tornare verso terra. Poté così vedere che un'altra palla luminosa bianca era apparsa a una distanza maggiore sulla sua sinistra. Allora il pescatore prese la decisione di rientrare subito in porto. Due globi luminosi si spostarono rapidamente diretti a grandissima velocità verso il largo e verso nord. Questo avvistamento venne confermato anche da altre barche. Messaggero, 8 novembre del 1978. La notte del 9 settembre 1978 la capitania di porto, dopo aver ascoltato le testimonianze dei pescatori, fece uscire in mare la motovedetta della capitania di porto di Pescara e di San Benedetto del Tronto, ordinando al dragamine Sandalo di Ancona
e a due motovedette di portarci nella zona degli avvistamenti. Il 9 novembre 1978 l'equipaggio della motovedetta CP2018 osservarono degli eventi strani. Le comunicazioni VHF ebbero a rilevare che sembrava esserci un razzo luminoso di colore rosso pallido che si alzava dalla superficie del mare con un'inclinazione di 45 gradi. Questa sorta di razzo luminoso spariva alla vista dell'equipaggio dopo 4 secondi. Giunti sul luogo dove il razzo era partito, la motovedetta CP2018 non notò né natanti né persone. Nello stesso momento le comunicazioni radio risultarono molto disturbate. Per addetto al radar rilevò che lo strumento era in panne. Questo fenomeno accadeva anche a molti pescatori. Il 12 novembre 1978, durante i festeggiamenti del San Patrono di Atessa, una località vicina a Pescara in provincia di Chieti, fu visto un oggetto brillante attraversare il cielo della città con rotta regolare nord-ovest verso sud-est senza lasciare scia, e impiegò pochi secondi a coprire l'arco, diciamo, della visibilità del luogo dove fu avvistata questa luce. Il fenomeno fu osservato da migliaia di persone che in quel momento affollavano la strada. A Chieti, alle 22.30 del 13 novembre 1978, il centralino del 113 cominciò a registrare decine di telefonate che segnalavano avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Il maresciallo di pubblica sicurezza Fornichietti e l'appuntato Viola in servizio all'epoca presso la sala operativa nel palazzo della prefettura si recarono nella stanza più alta e panoramica, notando qualcosa di luminoso sospeso in lontananza verso il mare alla perpendicolare di Silvi Marina. Questo strano oggetto emetteva fasci di luce di differente colore alternativamente. I colori mutavano dal blu al viola al rosso al giallo. Contemporaneamente un altro oggetto era perfettamente visibile in direzione del Gran Sasso. Anche questo era sospeso in cielo ed emetteva un fascio di luce intensissimo di colore tra il giallo chiaro ed il bianco, mentre l'oggetto sul Gran Sasso era immobile. L'altro oggetto sul mare si alzò lentamente verso sud-est sparendo. L'unità del 30 dicembre del 1978 riportava l'articolo «Avvistato UFO da tecnici e turisti sulle nevi del Gran Sasso. UFO fa impazzire centrale elettrica. Gli strumenti sono saltati mentre una palla rossa si alzava verso il cielo». Una cosa che poteva succedere soltanto se ci avesse colpito un fulmine. Acqua del mare che ribolle, colonne d'acqua che emergano. Queste potrebbero essere state causate da bolle di metano che appunto fuoriescono da un giacimento. Furono costruite varie isole galleggianti negli anni successivi proprio per estrarre metano dall'Adriatico, e queste sono notizie di pubblico dominio. Oggetti luminosi oblunghi, ossia quasi ellissoidi, rossi o bianco-aranciati, non possono essere delle bolle di metano che si sono incendiate, semplicemente perché il metano che risale dal mare poi si diffonde in atmosfera e sopra la superficie del mare non ha la possibilità di incendiarsi, quindi non è proprio possibile che il metano si incendi, proprio perché sopra il mare c'è l'umidità e quindi non ci sono fonti di fuoco. Luci sommerse, macchie nere in prossimità della superficie. Quello che diciamo, sì, questi elementi che possono che si ritrovano nelle testimonianze invece dei pescatori potrebbero essere dei mini sommergibili, mezzi militari più idonei a viaggiare nel basso fondale adriatico. I sovietici fecero largo uso di tali natanti anche per tentare infiltrazioni nei paesi scandinavi.
Nulla osta che tali natanti siano stati rilasciati anche nell'Adriatico, salpando dalla Jugoslavia nel 1978, che imperversava la guerra fredda. È assai difficile che sopra il Gran Sasso e sul mare due mega bolle di gas si possano incendiare così dal niente, mentre queste finiscono per rilasciare raggi di luce mirati e colorati, con bolle che poi spariscono dimostrando delle capacità di volo. Ora, le capacità di volo di tali oggetti, chiamiamoli UFO con il proprio nome e cognome, e anche la presenza di piccoli corpi luminosi che si manifestano in presenza di tali UFO navi madre, rientrano perfettamente nella casistica degli UFO di Colares in Brasile nel 1977, mentre nel 1978, in dicembre, sebbe poi a manifestarsi il caso del rapimento del vigilante Zanfretta. Quindi non serve un genio per capire che mentre alcuni eventi accaduti in mare hanno cause naturali, anche diciamo problemi ai radar potrebbero essere stati cagionati da jamming di sottomarini diciamo tascabili, la presenza di altri oggetti tipicamente di forma oblunga, quindi ellissoide, color rosso aranciato, tra cui si riporta la foto di un fotografo spedito dalle forze di polizia sulla spiaggia per immortalare l'evento. Ora, a mio avviso, l'immagine, anche se è piccola, a bassa risoluzione, mostra oggetti che sono identici a quelli osservati in Colares nel 1977, quanto in quello che poi accadrà in dicembre del 1978 in Liguria nel caso Zanfretta. Quindi tenete sempre a mente che diciamo l'invasione degli UFO dell'Adriatico avvenne invece in periodi precedenti al dicembre del 1978, quindi proprio alle porte, in periodi di novembre, 7 novembre, 9 novembre e giù di lì. Di conseguenza praticamente questi eventi sono da ricollegarsi tutti sia al caso Zanfretta quanto a quello che era successo un anno prima, nel 1977, a Colares. Questo è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!